Primo applauso per Sergio Bellucci, che ha lanciato nel vostro. Non lo interrompo certo io, allora, piacere essere qui, appunto all'Aiuto del Verdi, io sono Antonio Bacci, del Messaggero Veneto, e grazie all'organizzazione mi ha dato l'opportunità di presentare Sergio, che ho avuto modo di conoscere pochi minuti fa, per quanto poi la sua opera, il suo percorso fossero noti già da tempo. Viviamo in un'epoca di profonda trasformazione, noi cerchiamo di raccontarla ogni giorno nel quotidiano, con un sito web, attraverso le piattaforme dei social e attraverso tutto quello che è il nostro lavoro quotidiano. Lui lo racconta da molto più tempo, anche lui è molto poliedrico in numerose forme, no? Infatti io adesso mi siedo perché il personaggio mi colpiva molto nel partire proprio dalla persona, no? Prima mi ho chiesto se è mai stato a Pordenone, lui mi ha detto può essere che sia stato a Pordenone, se lo sospettavo, però vabbè, perché ha girato talmente tanto che non era sicuro di questo. A me colpiva nella tua biografia proprio il fatto di quanto tu sia poliedrico e abbia fatto tante tipo di esperienze diverse, no? Nessun segreto, se andate sul suo sito lo trovate questo, non mi sono preparato in maniera, però a me ha colpito, insomma, tu cominci scrivendo poesie, no? Cominciato scrivendo poesie, poi acquisisce tra le varie competenze, io vi risparmio ovviamente la fisica, l'università degli studi, la sapienza, ma quello che mi ha colpito, scrive poesie, fa un percorso lavorativo, passa in Fininvest e poi, come tutte le persone passate in Fininvest secondo i desideri di Berlusconi, fa carriera nella CGL, in Fondazione Comunista. E come se non bastasse, corsi di yoga, meditazioni, intelligenza artificiale, quindi insomma ne abbiamo uno, ma ne abbiamo tanti, Sergio Bellucci. Allora, chi sei oggi, chi ti senti oggi, raccontaci questa vita un po' particolare e la facciamo difficile anche, è una risposta succinta che dobbiamo parlare anche del libro. Ma guarda, innanzitutto grazie di essere qua questa serata, sabato sera, che è sempre un momento importante della settimana, fare quattro chiacchiere. Ma vedi, Antonio, io posso dire di aver scoperto me stesso a un certo punto della vita, e ce l'ho preciso in mente. Era una sera in cui io stavo nella mia stanza, che in realtà era il salone da pranzo della mia famiglia, con mio padre che fumava la sua sigaretta dopo una giornata di lavoro, e guardava la televisione e io studiavo al tavolino, lo stesso tavolino che lui stava facendo questa cosa dopo la cena, e che era anche la mia stanza da letto, cioè era tutto, c'erano le solite liti perché lui fumava, io dicevo non fumare perché io sono un fumatore, perché poi la stanza mi rimane piena di fumo, le cose, eccetera. E mentre stavo lì discutendo con lui, studiando, eccetera, a un certo punto la mia vista cadde completamente. Cioè io non vedo più nulla. Ho un terrore improvviso, perché ovviamente non è una cosa semplice, non metterò a fuoco più le cose che ho davanti, eccetera, e provo a rimettere a fuoco i libri che leggevo e non riesco, per cui decido di andare a dormire molto spaventato, dico beh, è stata una serata un po' così, invece cosa accade? Adesso la faccio breve, se no è un discorso lunghissimo, ma scopro di essere ipernero. Cosa che non avevo mai saputo nella mia vita, perché ho scoperto che l'ipermetropia le persone la possono compensare con il nervo ottico che viene stritolato, i muscoli dell'occhio stritolano il globo e consentono di mettere a fuoco comunque. E io per tanti anni avevo fatto questa cosa senza accorgermi di essere ipermetropia. Ovviamente va a fare la visita, mi danno degli occhiali, non potuto portare perché sennò non vedo più nulla. Prima facevo le scommesse, ma sul serio, vincevo le scommesse perché a 500-600 metri leggevo la targa e dicevo quella la targa Roma è di Cina, e vincevo gli amici nel quartiere le scommesse. E questa cosa è cambiata, perché io prendevo, che vuol dire? E comincio a capire, a leggere che cosa significasse questa cosa. E che cosa scopro? Scopro che il difetto visivo una persona condiziona la sua psiche, cioè condiziona la sua capacità di lettura del mondo, la sua struttura cognitiva. I miopi si
l'ipermetropi si accorgono di quello che accade lontano, perché intorno non riescono a mettere a fuoco, hanno difficoltà a vedere le cose. E questa cosa cominciò a farmi ragionare su me stesso. E a un certo punto ho scoperto una cosa, che io sapevo vedere in qualche modo delle tendenze, delle cose che accadevano in lontananza, perché trascuravo in realtà le cose che facevano parte della mia vita. Infatti, se avessi dato, come dire, se avessi avuto l'altro difetto, probabilmente la mia vita sarebbe stata diversa. E c'è anche un po' contro tendenza, perché adesso tutti abbiamo questo smartphone, siamo tutti con la testa lì a 2 metri, con più di 3 metri, insomma, adesso hai anche saputo vedere lontano, però a livello di tecnologia, a livello di intelligenza artificiale, a livello di libri, perché insomma, in qualche modo noi veniamo dal 2005, lui scrive, tra l'altro è proprio un percorso di titoli che notavo prima, lui nel 2005 scrive E-Work, scritto E, pronunciato all'americano, no? E-Work, passano 15 anni e intelligenza artificiale, AI, no? È sempre una sorta di I-Work, io lavoro, cioè io lavoro nel 2005, io lavoro nel 2021, in mezzo però passano 15 anni di lavoro e adesso arriviamo alla rottura di senso, alla transizione verso l'era nuova. Tu il primo libro lo scrivi tuo, diciamo, con molti ragionamenti, ma qui invece ti avvali di consulenti, di ricercatori, ospiti, contributi altrui, no? Quindi hai anche fatto una metamorfosi di pensiero e cosa hai cambiato, insomma, da quel primo libro, anche nella tua forma mentis, a questa ultima opera? Diciamo che quello è il libro che nel 2005 mi consentì di mettere a sistema tutta una serie di ragionamenti che avevo iniziato proprio nel gruppo Finivers. Nel senso che io a metà degli anni 80 mi accorgo, essendo in qualche modo il delegato sindacale della scrittura di Roma, della televisione di Berlusconi, mi accorgo da un giorno all'altro che non sono più in grado di contattare. Perché? Perché la Finivers mette al posto del direttore un fax, cioè licenzia un direttore, che era il direttore della sede, e ci mette un fax. E quindi gli ordini operativi di lavoro non mi venivano più dati dalla persona che ci avevo sopra, ma mi arrivavano con un fax di una persona sconosciuta che io non conoscevo, non sapevo neanche dove fosse. E lì capisco che sta cambiando il mondo e comincio a ragionare sulla trasformazione digitale. Da quel momento il ragionamento sulla trasformazione digitale comincia a prendere un senso complessivo. Cosa sta accadendo nel mondo? Cioè, qual è la tendenza che queste tecnologie producono? E a un certo punto della vita mi accorgo che questa cosa sta avendo un impatto enorme nell'organizzazione del lavoro classico. Cioè, quello che noi abbiamo conosciuto nel Novecento, quello fatto dal tenorismo sostanzialmente. Cioè tutte le attività produttive, non solo quelle della fabbrica in linea, ma tutte, anche quelle degli impiegati, anche quelle della sanità, anche quelle dei trasporti, eccetera. Diciamo, l'idea terroristica aveva innervato la nostra società in maniera profondissima. Qual era l'idea terroristica? Che la produzione di una cosa, di un servizio, di una merce, una qualunque cosa, fosse prodotta attraverso un meccanismo analogo. Cioè bisognava parcellizzare le fasi di produzione. Bisognava metterle in cooperazione in modo che producessero la cosa e ci voleva una gerarchia di controllo che mettesse sotto controllo tutto il processo. E io cosa scoprì? Scoprì che questa cosa si stava trasformando sotto l'impianto tecnologico delle tecnologie digitali. Sostanzialmente la parcellizzazione poteva essere molto più flessibile di quella che veniva fatta dentro la fabbrica con il processo in linea, perché le tecnologie digitali consentivano di prendere un pezzo del processo e di decentralizzarlo in un qualunque altro punto. Le informazioni consentivano comunque di garantire il processo unitario di produzione e il controllo non avveniva più attraverso la persona che controllava i tempi nella linea produttiva e misurava quanti secondi ci mettevi a mettere il bullone, perché quel controllo veniva fatto all'interno del software, in maniera automatica. E quindi cominciai a dire, signori, guardate che il terrorismo che noi abbiamo avuto e abbiamo sperimentato sta entrando dentro una nuova fase,
E questa nuova fase consentirà un'organizzazione del lavoro completamente diversa, una produzione completamente diversa, figure professionali molto diverse e anche il livello del conflitto sociale dentro il luogo produttivo cambierà totalmente, perché quella forma lì, diciamo così, modificata dalle tecnologie digitali, produrrà un salto verso una nuova fase che sta concretizzandosi sotto i nostri occhi. E con questa riflessione cominciare a ingaggiare dentro la sinistra una battaglia per dire che andavano modificati alla radice le forme del conflitto sociale, del conflitto tra capitale e lavoro, del conflitto tra chi presta la mano d'opera per produrre una cosa e chi la organizza e ne determina poi dei ritorni. Ma questa cosa purtroppo la sinistra l'ha tenuta poco, anzi. Se vogliamo parlare della sinistra, sai, abbiamo un dibattito, abbiamo in piazza 27 per la terra. No, no, ma non dico che è una superlezione pericolosa, non vogliamo usare sensibilità qui. Non è un mito alzato, quello che è la prima domanda della nostra. Poi se ci sarà spazio, se assolutamente sì. Facciamo una chiacchierata, no? Il libro è tecnico, è un libro di informazioni, e forse è anche bello conoscere qualcosa, avendo l'opportunità di avere l'autore qui, dei processi. Io volevo fare intanto mi colpiva molto tra i contributi che ti sono arrivati questo termine schiavi della libertà, no? Scrive Giuseppe Conte, perché adesso noi siamo, non siamo mai stati così liberi, cioè non ci viene in mente una qualsiasi cosa, tu lo dici, dico, come che si chiamava, però cioè, fai vedere la risposta in un secondo, no? Conseguenza, quando arriva il semaforo di Via Venezia, che ti dura sempre 5 minuti come 300 anni fa, 300 anni fa lo cercavi di mettere così, cioè 5 minuti, adesso in 5 minuti scrivi un pezzo, mandi 12 messaggi, poi ti fermo, guardi questo, con l'altro, eccetera, e lui dura sempre 5 minuti. 5 minuti è un tempo divenuto inaccettabile, perché io in 5 minuti quasi penso alla pagina con 15 informazioni, e mi sono detto in 5-6 semaforo di Via Venezia viene fatta a metà della prova di Pordenone, ma lui è sempre lì, semaforo di Via Venezia. Quindi, schiavi della libertà, siamo. E la libertà dei due voti, evidentemente, no? I vantaggi sono evidenti, ma sono evidenti anche le richieste. Cosa pretendono da te? Mille volte di più, perché hai questa grande possibilità di avere più informazioni, di essere più produttivo, ma sei sempre meno persone, sei sempre più impiccato, sei sempre. Siamo più liberi, siamo più schiavi, come sempre. Beh, quello che tu dici è sicuramente un dato concreto che possiamo sperimentare ognuno di noi nella propria vita. Lo spazio e il tempo sotto la trasformazione digitale sono diventati un'altra cosa rispetto a quello che conoscevamo noi 40 anni fa, 30 anni fa, ma anche 20. Lo spazio e il tempo è diventato un'altra cosa. Noi oggi la percezione di quello che accade nel mondo ce l'abbiamo come se ci accadesse sotto casa. In realtà poi quelle cose accadono dall'altra parte del pianeta e spesso oggi ci emozionano, ci lasciano un'emozione addosso, ma non ci danno un elemento di cambiamento della nostra vita in maniera diretta. Però quella cosa invece produce dei fatti. Ma c'è qualcosa di più che secondo me nel libro diciamo, è importante che sia sottolineato, è il fatto che con queste attività, anche spontanee, noi produciamo valore. Ecco, quello che le persone non si rendono conto è che stando al semaforo e facendo una chat, qualunque cosa, ma anche semplicemente avendo il cellulare acceso, noi stiamo producendo valore per una quantità enorme di aziende e questo valore è diventato una cosa che sta prendendo il controllo del pianeta. Questo è il punto. Io chiamo questa cosa dal 2005, appunto, qui l'ho un po' sistematizzato perché le cose si sono evolute in questi 15 anni, il lavoro implicito. Che cos'è il lavoro implicito? Nel libro lo racconto nei suoi vari step, è iniziato tantissimi anni fa quando è arrivata la rete e noi cominciamo a mettere i nostri dati per prendere il posto seduti qua dentro il teatro, oppure comprare un biglietto, oppure prenotare una qualunque cosa, chiedere un servizio, pagare in banca, qualunque cosa che facciamo. Però a un certo punto questa cosa già aveva uno scambio, ma noi stavamo sostituendo i posti di lavoro che stavamo dall'altra parte. Cioè,
l'azienda dei trasporti prima aveva una persona che pagava per farti il biglietto. Quella persona è stata cancellata dalle tecnologie digitali, quelle di 20 anni fa. E lavorate voi al posto loro. Certo, c'è la comodità che lo diciamo, non devo più andare alla stazione a fare il biglietto, quindi quello è lo scambio che ti danno. Ma l'azienda ha esternalizzato sul corpo sociale un pezzo del ciclo produttivo interno. Ha detto lo fate voi e io non lo devo più fare. L'importante è che voi lavorate secondo le regole del software che io ho predisposto per farvi lavorare, cioè per farvi comprare il mio prodotto. E infatti voi quando compilate il form, se non lo compilate bene, il form vi rimanda indietro, dice no, hai sbagliato, devi mettere la data di nascita tua, non quella di tuo figlio o altre cose di questa natura. Cioè tu devi lavorare secondo le regole che la piattaforma prevede. Però questa cosa nel 2005 ha fatto un salto di qualità. Sono arrivati i social e noi abbiamo cominciato a scambiarci il buongiorno, il come stai, la figurina col gattino, tutta questa montagna di informazioni continua permanente che ci scambiamo e che in realtà produce una quantità di soldi che è sufficiente per essere visualizzata, vedere la capitalizzazione di queste aziende sul mercato dei valori di New York. Se voi vedete che erano le prime 20 aziende nel 2003 a livello planetario in termini di valore, voi troverete tutte le aziende del Novecento, quelle che producevano energia, quelle che producevano i trasporti, quelle che producevano cibo, quelle che facevano farmaci, erano le aziende quelle che noi pensavamo producessero delle cose che ci servivano. Andate a vedere oggi quali sono le prime 20 aziende capitalizzate. Sono tutte queste aziende che lavorano sul lavoro implicito, cioè sul lavoro che facciamo noi nel scambiarci dati, dati che producono, come dire, un valore importantissimo, sia in termini economici, sia in termini sociale e politico. L'analisi è molto chiara, quella che tu fai, se hai ragione, è una fotografia reale. È meno chiaro come uscirne, se l'obiettivo è uscirne, forse è più una convivenza, no? Nel senso, anche coloro. Guarda, io facevo un maratone tempo fa, adesso ho messo qualche chiave, ancora un pochino di meno, però sono rimasto con loro. L'altro giorno, quando c'era una ragazza davanti a me, questa felpa, no? C'è scritto anti-social, social club, no? E il fatto che non riuscivo a prenderla, quindi già mi sentivo che era più velocissimo, ma questo è un altro discorso. Ma voglio dire, anche noi però che ne parliamo, che giustamente ci rendiamo conto, dico noi, perché tante volte anche noi nelle informazioni traduciamo dei contenuti, ma se non li veicoli comunque attraverso i social, sono i contenuti che rimangono sul sito. Per cui chi oggi mette www.messaggeroveneto.it, cioè uno apre Facebook, invece magari apre Facebook, apre Twitter, apre Instagram, apre TikTok, tutte le piattaforme. Allora tu, se non sei lì, non raggiungi le persone, se sei lì guadagnano le piattaforme, perché se l'hai letto, non è che ti dicono magari sul messaggero Veneto, l'ho letto su Facebook, no? Come dire, l'ha pubblicato Facebook, no? L'ha pubblicato, l'hai pubblicato, viene un messaggero, e tu avrai un social, ma non l'ha pubblicato Facebook, ha fatto un'attività, ma i soldi vanno lì. Lo sappiamo tutti. Quello che non sappiamo è come facciamo a, non dico invertire la tendenza in qualche modo, perché sono meno chiare le vie d'uscita. Cioè noi stessi che ne parliamo, e sembra che ne parliamo in termini negativi, invece abbiamo i nostri profili social, dirigiamo, abbiamo pensato, siamo qui. Quindi ne siamo dentro, quindi voglio dire, è giusto analizzarlo, è giusto criticarlo, ma come arriviamo a conviverci non in un'ottica di contrapposizione? No, tu hai ragione. Il primo dato è che se io guardo il lavoro implicito come un lavoro, allora io devo pensare che su quel lavoro io devo poter estrapolare un salario. Se io lo guardo come relazione, invece posso estrapolare un valore d'uso. Allora, io credo che il mix vero di domani sarà come
suddividere questi due elementi. Una parte di salario, c'è una mia amica che a Londra ha costruito un'app, si chiama Early App, che è in grado di dire a una multinazionale: dividiamo il valore che tu stai producendo con i miei dati, perché se non lo dividiamo, io cancello i miei dati, perché è il mio diritto cancellare i dati che riguardano me. E quindi dice all'azienda: dividiamo il valore. Tu sai quanto il più importante motore di ricerca mediamente guadagna su le ricerche normali che facciamo ognuno di noi, cercando il ristorante, cercando l'appuntamento per venire a leggere o qualunque altra cosa, tra i 250 e i 300 dollari al mese, una piattaforma. Se io apro oggi il mio telefonino, digito il nome di una testata giornalistica importante italiana e mi accorgo che su quella cosa lì insistono dai 20 ai 40 soggetti che stanno estrapolando dati, che stanno guadagnando una cifra analoga a quella. Di questo valore stiamo parlando. Allora, un corpo sociale dovrebbe domandarsi: come ne distribuiamo questo valore? Che noi produciamo. Non è che quel valore non deve essere più prodotto, perché è stato l'analisi sul corpo sociale, cioè su poi cosa vogliono le persone. Allora, facciamo un esempio. Io vi chiedo scusa se sto sull'informazione, che un pochino dire, ma se vogliamo possiamo allargare l'ambito anche chiaramente in altri settori. L'informazione, come la app della tua amica, se io dicessi: guarda, Google, Facebook, eccetera, io cancello i miei dati, ti tolgo l'archivio, li tolgo, eccetera, e voi rinunciate a utilizzarli. Ci sarebbe, non dico una sollevazione popolare, ma ci sarebbe una conseguenza sociale che in qualche modo impensierisca il motore di ricerca? Qualcuno dice: vabbè, allora che me ne importa, tanto lo trovo su quell'altro, ma magari non sono così accurato, sono più accurato o meno, eccetera. Non mi informo qui, mi informo là, me va bene lo stesso. Cioè, quello scroll che tu fai sullo smartphone, eccetera, ho paura, almeno è una sensazione, non so se la condividete, che in qualche modo incida su una cosa molto importante, che è il modo in cui noi acquisiamo le informazioni, perché come tu le acquisisci e quanto profondo sei, è l'humus in base al quale tu poi voti alle elezioni, prendi le tue decisioni, scegli di casa, scegli un futuro per la tua famiglia. Non solo, ma ricevi informazioni dal mondo social in funzione della tua credenza, perché dall'altra parte c'è un utilizzo dei profili in funzione di quella che una volta si chiamava la democrazia bolle, cioè il fatto che tu ricevi informazioni solo dagli ambienti che aderiscono alla tua idea, alla tua cultura. Quindi tu ti credi in qualche modo, ti senti soddisfatto, ti senti soddisfatto, ti senti soddisfatto, ma c'è anche quel dato. Quindi non è che cancellando i tuoi dati tu non puoi andare più su Google, adesso dico no, Google o un'altra. Non gli togli quella cosa, cioè, non lo metti in filo dati, voglio dire, certo, no, ma io perché c'è qualunque, c'è uno che dice: no, questo è un'altra parte. Allora, vedi, io penso una cosa, molti non riescono più ad avere una dimensione di quello che sta accadendo nel pianeta. Le prime due società quotate in borsa oggi in termini di valore valgono quanto una delle prime cinque potenze mondiali, cioè si potrebbero sedere all'interno del G7. E quei consigli, c'era Giorgio Galli che scrisse la postazione al mio libro, al penultimo libro, disse: vabbè, ma se queste aziende hanno questa dimensione, quindi questa potenza, perché i consigli di amministrazione non vengono votati dalla gente? Perché il consiglio di amministrazione Facebook deve essere privato, se la dimensione sociale di quella roba è diventata talmente tanto grande da modificare le relazioni dentro il corpo sociale? Che non vota ogni giorno per le app. Ni, perché quell'app tu è diventato un territorio sociale, quindi è vero che tu l'hai messo in piedi in tua azienda, ma nel momento in cui io partecipo a quel territorio sociale ho contribuito a costruire un luogo che è un luogo sociale a prescindere dalla proprietà della piattaforma.
possiamo sintetizzare così, la forma nuova di queste società cambia l'idea che noi avevamo della società del Novecento, questo è il punto. Tant'è vero che nel libro, anche nelle cose che sto scrivendo in questo periodo, io faccio un parallelo. Cioè, io credo che quello che stiamo vivendo noi oggi non è una crisi, ma è una transizione. C'è una differenza fondamentale tra una crisi e una transizione. La crisi avviene all'interno di un modello che al termine della fase è sostanzialmente identico al precedente. Ha fatto un po' di aggiustamenti nei meccanismi, ha trovato un nuovo equilibrio, quindi ha trovato un nuovo modo di funzionare al proprio interno. Tipo la crisi di governo nostro, cioè sono La transizione invece è un passaggio d'epoca. Le transizioni nella storia umana accadono ogni X secoli. L'ultima volta, tra l'altro sta dietro l'angolo, diciamo, dal punto di vista storico, perché appunto la velocità esponenziale dei processi sta accelerando anche questi passaggi. Ma l'ultima volta che noi abbiamo vissuto una transizione c'è anche una data simbolica di inizio, che è il 14 luglio 1789. E abbiamo iniziato il passaggio dalla società agricola a quella industriale. E sono partite le feste. E la fine di quella fase, alcuni dicono che sia terminata nel 1848, quando le monarchie assolute sono diventate monarchie costituzionali, inglobando dentro la separazione dei poteri, le costituzioni dei parlamenti, la divisione, eccetera, eccetera. Alcuni dicono che in realtà sia finita con la prima guerra mondiale, altri dicono addirittura che sia terminata con la seconda guerra mondiale, perché considerano prima e seconda guerra mondiale in realtà un'unica guerra con un'interruzione in mezzo. Io non lo so, non sono uno storico, quindi no. Guardo un po' più da lontano da intermezzo, che vedo i processi, però i processi sono chiari. Nel 2006 c'è stato un momento di rottura tecnologico, un momento di passaggio, perché nel 2006, voi non so quanti di voi conoscono la legge di Moore, qualcuno che conosce la legge di Moore in sala, ecco, uno, vabbè. Moore era un amministratore delegato di una grande azienda informatica che alla fine degli anni 50 disse: la capacità di calcolo dei microprocessori raddoppia ogni 18 mesi a parità di a parità di costo. Per cui dice: quant'è il costo di un calcolo X? Ogni 18 mesi noi abbiamo due calcoli per X, poi quattro calcoli per X, poi otto calcoli per X. Allora, vi faccio una domanda, almeno due persone mi devono rispondere a questa domanda. Se nel 1956 lo stipendio di un impiegato era circa 80 euro e quello stipendio fosse aumentato analogamente alla capacità di calcolo, un livello esponenziale, quanto sarebbe oggi lo stipendio di quella persona, di quell'impiegato? Una cifra. Su. Un milione di euro. Chi altro? Un altro dato, su. Come quello della scacchiera. Bravissimo. Ve la faccio breve. Lo stipendio oggi sarebbe 49 quintilioni di euro. I quintilioni sono miliardi di quadrilioni, che sono miliardi di trilioni, che sono miliardi di miliardi, che sono miliardi di un euro. Io ti immagino che tu dovrai che ti fai la barba e fare tutta questa. Ma cazzo, cosa hai fatto a dire? Milioni, milioni, è la mia base scientifica che emerge. Cioè, no, questo per dire che se noi avessimo questo parallelo avremmo questa dimensione, no? Ecco, nel 2006 è accaduto uno switch tecnologico. Pensate che nel 2004 la più grande rivista tecnologica americana sul digitale diceva che non sarebbe mai stato possibile
la guida autonoma delle macchine, perché la capacità di calcolo necessaria e la sensoristica sarebbero state troppo grandi per la capacità di calcolo. 4 anni dopo Google faceva la prima challenger per la guida autonoma, pagando le aziende che partecipavano ai test per chi si qualificava. 4 anni dopo, dal 2004 al 2008. Quello per dire la discontinuità, perché ci sono momenti in cui le cose cambiano improvvisamente. Cosa accade in quell'anno? Accade questo, che improvvisamente un computer connesso in rete poteva stare in una tavolettina da mettere in tasca. Che non utilizzavano chiamare il telefono. Certo, giusto, chiamare il telefono. Usiamo un per cento delle volte. Però quella roba lì ha prodotto un salto, e infatti nel libro cominciamo a discutere di questo salto, cioè del fatto che questa potenza tecnologica ha abilitato possibilità delle macchine di fare delle cose che fino a ieri erano impossibili, come per esempio sviluppare macchine che apprendono da sole dalle esperienze che fanno, quello che in gergo tecnico chiamano il machine learning. Cioè delle macchine che non hanno un programma prima per fare delle cose, ma vengono messe in un ambiente, loro cominciano a muoversi, testano i risultati che arrivano dall'ambiente e capiscono quello che devono fare. Questa cosa è iniziata ormai da 20 anni e oggi le macchine cominciano ad avere un livello di capacità, di potenza di interazione, che comincia a mettere in discussione le forme del lavoro che abbiamo conosciuto fino a ieri. Perché tutti i lavori ripetitivi, soprattutto quelli amministrativi, non più quelli operai di una volta che già sono stati altamente, diciamo, falciati, ma quelli prossimi, futuri, che saranno investiti, sono quelli amministrativi, quelli tecnici, quelli, l'impiegato di banca, il direttore della sede di banca, cosa fa oggi? Siccome c'ha Basilea 3, cioè ha delle regole rigide, non è più il direttore di banca che conosceva il territorio e diceva: Antonio, ma qual è il problema? Ti do io il filo, non ti preoccupare. Quello lì, se tu gli porti i documenti e li metti dentro il computer, da Basilea 3 vede il tuo livello di vita, quello che hai fatto, dove non hai fatto, eccetera, e dice: ma sì, Antonio, lo possiamo dare il filo. A Sergio no, perché i risultati no. E quello lì non può uscire da quel vincolo. Allora, quella figura professionale, ma quanto pensate che duri? Quanto pensate che duri con quel costo? Quando un software lo fa meglio, in tempi più rapidi, senza errori e senza pregiudizi. Non si ammala, protesta almeno. Assolutamente. E questa cosa sta avvenendo in maniera parallela su tutte le forme del lavoro. Questo è il punto. Guarda, io presentavo l'altro ieri, un altro incontro a fuori della legge, quello di Marco Anzolino, c'entra poco, suonava la chitarra, ha scritto un romanzo, suonava delle canzoni. Non voglio parlare di questo. Parlo, lui a un certo punto ha detto: noi siamo partiti dall'orchestra, siamo arrivati alla banda, siamo arrivati alla band, siamo arrivati al duo, siamo arrivati al DJ set, allo youtuber che fa tutto da solo, cioè il confronto, no? Cioè è tutto un... anche le conferenze stampa dei politici, no? Adesso una volta la conferenza stampa ti chiamavano, tu andavi lì, ponevi delle domande e, parentesi, non avevi delle risposte, ma ogni tanto anche sì, avevi delle risposte, ma delle... Adesso, siccome, cioè, aprono Teams, aprono Zoom e diffondono le notizie sui social, cosa manca? Il contraddittorio. Cioè, se uno fornisce, ricordate Trump, prima delle elezioni americane, no? Quante polemiche, quante... non gli potevi dire: il presidente sta fornendo una cifra sbagliata, ecco qua, cioè, ma non potevi dirglielo perché è un tweet, perché è un post, perché non è una conferenza stampa, è semplicemente un collegamento di te che dici le cose senza alcun tipo di contraddittorio, ma vengono prese come se il contraddittorio ci fosse. Quanto alla guida senza conducente, che facevi giustamente riferimento, ma ieri sul giornale arrivato in cambio, forse qualcuno l'ha visto, senza conducente sulla 28 Porta Trovaro, vediamo, cioè, c'erano sti mezzi in mezzo alle macchine, stavano facendo le prove, guidati da nessuno. Cioè, vedevi sti camion, c'era solo la fotografia sul messaggero, guidati da nessuno, e cioè, a parte che uno dice, pensava magari fosse la persona anziana veneziana con il cappello, no? Che lo vedi che si è piegato e gli è caduto un po' di cuore, perché dice,
No, ma questo, siccome invece guidava bene, era proprio senza conducente, non c'era la direzione. Sì, sì. Però voglio dirti, siamo arrivati in ritardo, ma è proprio vero, anche voglio dire un'attività umana come quella, siamo sempre soli, quello che ti voglio dire, cioè il confronto, il contraddittorio, l'abbiamo trattato prima sui social, no? Le espressioni musicali, accordarsi con le persone prima che con gli strumenti, perché comunque stiamo perdendo tutta questa dimensione, è una grande fonte di arricchimento. Da una parte sì, hai ragione, ma dall'altra parte la potenza che io oggi ho in mano è incommensurabile. Cioè, quando io ho iniziato a fare televisione, nel 77, una telecamera costava quanto un appartamento. Cioè un mio amico lavorava come me, un giorno mi telefonò e mi disse: sai Sergio, mi licenzio da una televisione locale che era appena nata. E disse: mi licenzio, che sei matto? Cioè sì, guarda, mi metto a fare il freelance, vedo una cosa. A quel tempo non c'era ancora il mondo del freelance, non era, cioè stavamo proprio ai primordi. La televisione la facevamo solo quelli della Rai, per tutto quanto in divenire, sì, quei tasti, quello che abbiamo il canale così. E io ero disperato. Gli dissi: ma sei sicuro che ti metti a fare freelance? E lui disse: sì, sì, metto a fare freelance. Tra l'altro poi la sua azienda è diventata, da quella cosa ci ha costruito un'azienda che è stata una delle principali aziende che hanno fornito contenuti e spettacoli a Rai, cioè ci ha fatto i soldi. Ma sapete come ha iniziato quella cosa? Vendendo la casa del padre che era morto, comprando la telecamera, una telecamera. C'è chi ha fatto un calcolo dell'equivalente che c'è oggi dentro un telefonino rispetto ai costi di quel tempo. Beh, le tecnologie che sono presenti qui, dalle telecamere alla struttura di montaggio, a tutte le cose che servivano per fare un servizio a quel tempo, fa superare a costo di allora 1,5 milioni di euro. Sta tutto chiuso qua. Io posso fare quello che a quel tempo una persona, per poter tentare di farlo, vendette la casa del padre. Questo ovviamente non significa che puoi fare la stessa identica cosa, perché il mondo è cambiato, ma la potenza delle cose che tu oggi hai in mano è enorme. Puoi fare volendo che tu azzecchi un video, scoprono che hai una voce particolare, diventi una star in giorni 1. Magari risolvi la tua vita in giorni 1, se hai talento, fortuna, metteteci voi quello che volete. Però anche il contraltare succede come la Kodak. Qual è l'era in cui sono state scattate più fotografie al mondo da quando sono nate? Per le camere? Questa. Certo. Ogni giorno facciamo centinaia di cose, chiunque, fotografo tutti. La Kodak cosa faceva? Ricordate i rullini delle macchine fotografiche. Perfetto, se non si fanno mai tante foto come adesso, milioni di trilioni, fallita. Chiusa. Nel momento in cui non si sono mai fatte tante fotografie così, un'azienda, un colosso così, è morto. Perché non ha saputo, diciamo, agganciare la rivoluzione a una compresa. Io per esempio vedo una cosa all'orizzonte, proprio per la mia ipermetropia. Mentre le tecnologie digitali stanno modificando alla radice il vecchio lavoro salariato, e cioè il terrorismo digitale, quello che dicevo all'inizio, perché la parcellizzazione, l'operazione e il controllo stanno diventando un'altra cosa e sarà sempre di più così. Quindi il lavoro salariato sarà investito da questa rivoluzione in maniera devastante, addirittura mettendo in discussione la centralità di questa forma di redistribuzione della ricchezza. E guardate che questa cosa non è una cosa semplice, perché tutto il nostro welfare, tutte le nostre società sono basate sull'idea del lavoro salariato. Ma la rivoluzione digitale è una rivoluzione che si basa sulla logica del, voi la farete mille volte al giorno, del cosiddetto copia e incolla. Chi è che non fa copia e incolla qua di qualche cosa? Di un contenuto, di una foto, di un messaggio, di un testo, di un video? Tutti. Ma che cos'è la rivoluzione del copia e incolla? È la produzione di un contenuto, di un valore, a costo marginale zero. E quando un ciclo economico introduce una produzione a costo marginale zero, il costo marginale del lavoro è zero.
E quando tu c'hai un ciclo produttivo dove il costo marginale del lavoro è zero, tu non puoi redistribuire ricchezza. E questo è il punto verso cui stanno andando le nostre società. Perché le aziende tendono a, come dire, a ridurre e a portare verso il copia e incolla la struttura produttiva. E guardate che il copia e incolla non è una cosa che riguarda i cattivi, il testo di un amico che manda all'altro amico, questa roba qua. Il copia e incolla oggi si fa su un progetto di un missile intercontinentale e sulla fabbrica che produce quella cosa lì. Volete un esempio concreto che ha riguardato tutti noi in questi mesi? Quanto la capacità produttiva della nuova fase va fuori dal lavoro classico salariato e dalla produzione di merci che abbiamo conosciuto nel Novecento? L'esempio più forte, secondo me, ce ne sono tantissimi, ma l'esempio più forte ci è capitato durante l'inizio della pandemia. Cosa è accaduto durante la pandemia? Che improvvisamente negli ospedali i respiratori non erano sufficienti e le persone morivano e sono morte. Perché? Perché nel mondo c'erano tre aziende che producevano i respiratori e quelle tre aziende non erano in grado né di distribuire i respiratori per tutto il mondo che richiedeva respiratori, non avevano la capacità produttiva per farlo, e gli stati dove quelle aziende c'erano misero vincoli, dissero: tu i respiratori li lasci qua da noi, non li porti da un'altra parte. Cioè il meccanismo di produzione classico delle merci portava alla morte delle persone. Come si affrontò quella roba? Con la disponibilità di un copia e incolla di un ingegnere che su un sito di condivisione di Factory, non quello dove si va a passeggiare semplicemente, quello dove si distribuiscono e si condividono i progetti per fare le cose, mise il progetto CAD di un respiratore e disse al mondo: signori, questo è un respiratore, stampatelo a casa vostra con le stampanti 3D e salvate le vite. Si misero anche i ragazzini dentro casa a fare queste operazioni, perché con il copia e incolla tu hai risolto il dramma del momento. E cioè la logica della proprietà e della produzione classica, così come l'abbiamo conosciuta nell'Ottocento e nel Novecento, nei momenti di massimo picco non tiene più. Guarda Biden. Biden che cosa ti dice? Ti dice: guardate che per fare i vaccini che servono per il mondo dobbiamo sospendere la legge dei brevetti, perché non siamo in grado con quello. Con questo schema qui che abbiamo conosciuto fino a ieri, la società non tiene più. Non riesce ad avere le risposte di cui ha bisogno. Per cui dobbiamo sospendere quelle forme. Poi lui pensa che si ripristino in qualche modo, ma in realtà quella cosa già produce un nuovo modello di società. E questo della condivisione, guardate, è esplosivo in termini di potenzialità, perché oggi la capacità di autoproduzione riguarda quasi tutte le materie con cui si fanno gli oggetti. Pare, da quello che ho sentito io, 246-252 materiali con cui noi facciamo le cose oggi sono stampabili con le 3D, quindi quasi tutto. E oggi esistono progetti per la realizzazione di auto che al 98% possono essere stampate a casa. Cioè uno si stampa con il materiale che serve, con quella tecnologia, con quel tipo di stampante, l'oggetto che serve per montare e assemblare un'auto. Il 98% dei pezzi oggi, secondo me tra tre anni, probabilmente stamperemo il 100% dei pezzi. Quindi questo cosa significa? Che noi possiamo abilitare un nuovo modo di stare insieme e di produrre le cose di cui abbiamo bisogno. Rendere condivisibile la tecnologia come questo del copia e incolla. Esattamente. Lo sottolineo nella maniera migliore. Allora, qui è tempo.
tempo. Intanto vi farei credo un applauso a Sergio De Luca, che penso che sia ampiamente meritato per tutto quello che ha soprattutto per il momento. Vi ho visto molto attenti e sono là. Allora, un altro applauso che vorrei che facesse, l'abbiamo chiesto pochi, ma è questo qui. Avete visto? Una mascherina, no? Sotto il letto, qui abbiamo parlato adesso di un momento speciale che stiamo vivendo, eccetera. Non l'ho tolta del tutto, l'ho tolta un po' qui, perché siamo ancora in una terra di mezzo, cioè non ce lo siamo ancora lasciati alle spalle questa cosa, e è bene ricordare che c'è questa cosa, e quindi l'applauso è per voi, perché avete tenuto la mascherina per tutto il tempo, so quanto è difficile, so quanto è, ed è una testimonianza di rispetto per tutte le persone che non hanno potuto essere qui, perché quei respiratori non li hanno avuti tutti. Io mi ricordo quando abbiamo scritto che andavamo da Decathlon a prendere i sanitari dell'ospedale, che oggi stanno combattendo con la quarta ondata e con un numero di ricoverati che non hanno per scelta i più avuto accesso al vaccino, che non dovrebbero neanche essere lì, ma questo è un altro discorso. E quindi una forma di rispetto nei confronti di chi non è potuto essere qui e di continuazione di una battaglia che da questa terra di mezzo speriamo ci porti a vivere con la stessa libertà che troviamo nei libri e in particolare quello di Sergio. Quindi grazie per la vostra disponibilità e per il fatto che siamo qui. E un'altra cosa, mancano pochi minuti ormai allo scadere dell'ora, per cui se sei d'accordo possiamo dare anche almeno se c'è qualcuno che ha piacere di porre una domanda, qualcosa che non abbiamo trattato per mia responsabilità naturalmente, ma avete l'autore a disposizione. Sì, c'è una cosa, adesso ultimamente si imposta lo smart working, cioè lavorare a casa con il computer, ma certi hanno difficoltà per le connessioni, problemi di collegamenti, eccetera, no? E risulta tempo perso ad aspettare che il computer si collega, quindi alla fine le ore lavorate non risultano quelle effettive di tutto il tempo, ma una parte, questo dire. Però conteggiando il tempo risulta le ore sono in totale, diciamo quelle. Poi, difficoltà oggettive tecnologiche versus furbacchioni che invece magari non ho visto che qualcuno ci marcia un po' di su, lui si connette al computer, intanto gli faccio due linee cancello. Come funziona? Beh, intanto facciamo una cosa, cominciamo a non chiamarlo smart questo lavoro, perché questa cosa intanto dovete sapere che è un neologismo italiano. Nel mondo, soprattutto con l'anglosassone, smart working non esiste, è un'operazione di marketing unitaria d'Italia, questo non è il lavoro intelligente, questo è, secondo le leggi italiane, lavoro agile, cioè decentramento dell'attività produttiva dentro casa, punto. Il lavoro può diventare smart, diciamo, ma non è quello lì, quando tu sei un libero professionista e non lavori a orario, no? Cioè io devo scrivere un libro, ho un contratto con la casa editrice, la casa editrice aspetta pure se io non l'ho finito un altro mese, mi gestisco il tempo, lavoro dove voglio, quando voglio, come voglio, a quel punto quello diventa uno smart working. Se io devo rispondere a un centralino e sto a casa e devo stare dalle 9 alle 17, però lo faccio da casa mia, quello non è smart, quello è lavoro decentrato a casa, punto. Questo è il primo dato. Il secondo, questa cosa va contrattualizzata, cioè va contrattata, perché fino ad oggi è stato prodotto in maniera più o meno spontanea, invece ci vogliono le regole, questo è il punto. A oggi noi non abbiamo un grosso bagaglio di regole perché per troppi anni non abbiamo pensato di dover contrattare, cioè mettere nel contratto di lavoro le forme che erano possibili attraverso le tecnologie, e quindi oggi siamo in una fase di mezzo. Penso alla redazione dei giornali, dopo 15 secondi noi abbiamo avuto, certo la redazione è chiusa, non può essere per visita, ma abbiamo avuto la possibilità di continuare a lavorare al Messaggero Veneto, i responsabili dei settori, alcuni hanno lavorato da casa, pochissimi hanno lavorato, però in qualche modo un'altra testata non corrente a noi, mancano da un anno e mezzo dalla redazione, lavorano tutti a casa, pensate se all'improvviso fossero andati lì e gli avessero detto da domani il giornale lo fate a casa, all'improvviso così, adesso che abbiamo dimostrato che è possibile, che conseguenze arriveranno? Torneranno a pagare le bollette della luce, il
costi, le pause pranzo, i buoni pasto, eh? Allora, per qualcuno è smart working, non è per quello per cui sono in onda, cioè si ha la sensazione, non sbaglio. C'è un calcolo di Confindustria che dice che per ogni lavoratore che lavora a casa, un'azienda ristarte, sono di qualche mese fa, risparmia dai 10 ai 12 mila euro l'anno per la locazione di una casa. Questo è un calcolo pubblico fatto qualche tempo fa, ma insomma, no, è normale. Se io non, io stavo in una grande, l'altro ieri, in una grande azienda telefonica italiana, nei suoi uffici centrali, nei piani dove prima c'erano decine e decine di persone, centinaia, c'erano tre persone, due persone, una cosa di una... È chiaro che quella sede lì, prima o poi, verrà chiusa. Perché siamo così bravi che dimostriamo, tutti erano, non certo. Che andiamo avanti lo stesso, lo portiamo avanti in qualche modo il mondo del suo, questo mondo, solo che invece magari che c'era un peggio, puoi ricevere un futuro diverso e chissà mai quanto sarà positivo, voglio dire. No? Questo dipende da, molto da noi, da come contratteremo questa fase, da quello che sapremo fare. Cioè, forse... Una domanda? Oh. Volevo chiedere, si parla spesso di crisi dei chip, no? La crisi di chip, sì. Soprattutto nel settore automotive, ma anche ad esempio so che la produzione delle nuove PlayStation, PlayStation 5, ha dei grossi ritardi nella distribuzione, perché ci sono chip. Volevo chiedere se questo sta rallentando anche questo processo di digitalizzazione, se avrà effetti anche ad esempio nello sviluppo delle macchine che si guidano da sole, nell'espansione della distribuzione del territorio, se questo sta cambiando un po' l'evoluzione del... Allora, questa è una bellissima domanda, perché ovviamente attiene alla geopolitica della trasformazione digitale, perché quando parliamo di trasformazione o di transizione soprattutto pensiamo semplicemente alla tecnologia o alcuni cambiamenti sociali, ma dietro invece ci sono interessi globali giganteschi. Allora, due elementi su questa cosa. Primo, le materie prime che servono per la realizzazione dei chip. Lo stato attuale di questi chip che utilizziamo ora nella produzione sono sostanzialmente appannaggio di alcune aree del pianeta, nella quale in particolare l'Europa, che comunque è in ritardo storico, l'Europa non ha capito nulla della rivoluzione digitale. Considerate che l'Europa è smarcata totalmente, è la prima volta dall'era dell'antico Egitto che l'Europa non è il centro della trasformazione, lo sta subendo. Stati Uniti e Cina stanno governando questo passaggio, è la prima volta che non siamo noi, con la nostra cultura, con le nostre capacità di mediazione, di conflitto, con la nostra storia sociale, a governare i processi di cambiamento. Infatti è l'era del copia-incolla, non a caso. Esatto. Non potevamo essere peggio. Assolutamente sì. E questo è il primo dato, cioè la materia prima che serve per fare questa roba noi non ce l'abbiamo. E quindi su quello adesso commetti immediatamente hai un deficit immediato. Il secondo elemento è che le fabbriche che producono i chip che servono con quelle materie prime sono collocate fuori dal nostro territorio. Tant'è vero che io ho salutato in questi giorni, ho anche fatto dei post su questo punto, l'idea che l'Intel investa, l'Intel è una delle aziende che producono i microprocessori più importanti nel pianeta, che ha deciso di investire 80 miliardi nei prossimi anni in Europa per produrre gli impianti per produrre i chip, e probabilmente l'impianto principale sarà inserito a Mirafiori, anche questo la dice lunga sul cambiamento, no? Cioè, 30 anni fa, 40 anni fa, Mirafiori aveva 120.000 operai che producevano le macchine, adesso ci mettiamo la fabbrica con un po' di ingegneri, le camere bianche, quelle pulite, senza polvere, eccetera, per produrre chip, che è un cambio proprio generazionale dell'impostazione. Mi sembrava di aver letto in Irlanda. Forse avevo capito, ma ho pensato alle tasse. però ci sono delle condizioni che stanno spingendo l'Intel a scegliere. Però diciamo adesso,
se venisse a Torino farebbe sicuramente un grande passo per noi, però il problema è questo, quello che tu dici è importantissimo, perché nei prossimi anni tutti gli oggetti, è uno dei grandi cambiamenti in atto, conterranno dei chip connessi in rete, perché dovranno trasferire informazioni, esattamente come facciamo noi con i gattini e il buongiorno, dovranno trasferire informazioni che andranno a costruire questo grande mondo dei big data, dai quali si estrae informazione, da cui si produce conoscenza, e la conoscenza sono soldi e potere. Oh, allora, Sergio, qui abbiamo toccato il tempo, ancora 2 minuti, allora io questi 2 minuti li userei così. I primi 10 secondi dei 2 minuti sono per ringraziare questi ragazzi con la maglia gialla, chi ci ha accolto in questa sala, ci ha misurato la febbre, si fanno in 4, siete bravissimi, avete reso questo festival meraviglioso. Quindi un applauso che secondo me... Gli altri, 1 minuto e 30, abbiamo cominciato 2 minuti dopo, adesso finiamo 2 minuti dopo così. Ma perché noi alla fine dobbiamo comprare questo libro? Dai, lo spottone, non so, c'è 1 minuto e 30, perché poi ho già comprato questo libro, non è che è rimasto un po'. I libri vanno comprati per essere letti, che è la cosa principale. Perché ci trovate delle istruzioni per leggere il futuro. Dentro ci sono molti linguaggi, culture diverse, l'ho voluto così. C'è il mio saggio che dice delle cose, ci sono altre persone che ne dicono delle altre. Questo perché non è tutto definito e non tutti siamo d'accordo su quello che sta accadendo. E allora ho voluto un libro a più voci, dove il lettore può rintracciare orizzonti diversi, metterli a confronto con la sua esperienza, la sua capacità di analisi, e provare a farsi l'idea, lui, di quello che sta accadendo nel mondo. È bellissimo, è proprio quel confronto che stavamo cercando, quella pluralità di informazioni, all'esito della quale siamo noi a farci un'idea, ma un'idea documentata e un'idea più fatta. Quindi, io vi chiedo scusa per quanto ho ordinato Sergio Bellucci, se ho messo tutte le eventuali grazie a te. È stato un piacere ospitarti, è stato un piacere averti in sala, e buona la patria legge, buona l'ultima giornata di festival. Grazie a te.